di un uccello. Come si chiama il tuo? Il mio si chiama Poggio. Ah sì, Poggio? Sì. Conoscerà il mio probabilmente. Probabilmente. Una biscia. Però guarda caso, nel 68 comincia a funzionare appena adesso e nemmeno tanto, eh. Sì. Poi l'uccellino ha preso un po' di aria. Comincia a essere un po' troppo molle, un po' storto, ci sono dei buchi. È un po' che non lo uso, eh. È un uccello che non ti interessa. No, anzi, mi piace molto. È come San Tommaso, lei stira sempre la cerniera e mette dentro la mano per vedere se ci sono le cose che promettiamo. Preferisci l'uccello lento o l'uccello veloce? L'uccello lento, mai. L'uccello lento, anche tu lo puoi ammirare. Ecco, bene, bene. Ha chiesto 20 centimetri in più. Sì, l'ho chiesto bello grande. Perché lei lo vuole bello grande. Non può essere molto mini per questioni pratiche, oltretutto, non per altro. No. Diamo la fava a chi merita la fava, no, Paola? Anche tu fai la passeggiata col tuo bravo uccellino? Io non ho il mio uccellino. Non hai l'uccellino, non la Paola non ha l'uccellino. Allora dobbiamo provvedere a farle avere un bel uccellino. In Italia è molto facile trovare dei maiali, no? Pieno di maiali. Pieno di maiali. Pieno. Io intendo dire i maiali a quattro zampe, va bene? Si mettono anche così. Vabbè, ok.